Sindaco Valenti, che carnevale sarà? Un bel carnevale, sarà certamente un successo, sicuramente un bel carnevale. Abbiamo sentito una bella organizzazione, abbiamo già visto l'eccellenza del contenuto dei carri e quindi non credo che manchi nulla. Io veramente sono convinta che sarà un bellissimo carnevale. Questa strada dell'affidamento ad un privato, della gestione di gran parte dei servizi, secondo lei sta risultando vincente? Secondo me sì, lo abbiamo appena ascoltato, tutte le attività di promozione, di marketing, di organizzazione, sono delle attività che devono essere condotte professionalmente e ci sono dei professionisti che lo fanno. Il comune non ha queste professionalità, ha ciascuno secondo me il suo compito. Il comune deve sicuramente sostenere, io sono convinta che ci debba essere un soggetto autonomo in realtà che si debba occupare di carnevale tutto l'anno, ma a prescindere da questo il comune dà l'idea, dà l'avvio, gestisce l'attività che riguarda i carri, però l'organizzazione imprenditoriale della festa io sono convinta che non possa e non debba farle più. Lei ha appena fatto cenno a questa problematica, è arrivato il momento di creare un'istituzione, una fondazione a cui affidare il compito di tenere alta l'attenzione sulla manifestazione per tutto l'anno? Sì, io ne sono assolutamente convinta, lo ero già. Il nostro carnevale è molto importante, non solo per la nostra città, ma è molto importante nel panorama dell'Italia e degli eventi più importanti dell'intera nazione. Questo significa che non ci può essere una gestione per forza di cose frammentaria, ci vuole un soggetto che si occupi di carnevale, tra l'altro in questa maniera sganciando il carnevale dal bilancio del comune, che secondo me poi lo snodo è anche questo, il carnevale deve avere una sua autonomia e solo in questo modo io sono convinta possa veramente volare alto. Assessore Tulone, com'è stato l'impatto con questa manifestazione? È stato un impatto forte, dico anche fisicamente, perché è stato impegnativo finora, lo sarà sicuramente nei prossimi giorni, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso e sono convinto che a consuntivo sarà una bella edizione. Per il Comune i principali impegni restano quelli dei carri allegorici. Il principale impegno sì, la realizzazione dei carri allegorici e poi il rapporto con le televisioni e il servizio di protezione civile, servizio sanitario e vigile del fuoco. Finora quindi soddisfatto di come sta andando avanti l'organizzazione portata avanti dalla società privata? Sì, hanno fatto in breve tempo un'ottima promozione con passaggi su TV nazionali, redazionali, su testate di livello e a quanto sembra insomma stanno ancora continuando, hanno anche passaggi cartellonistico sugli aeroporti, quindi si sono mossi celermente in maniera molto efficace. Giuseppe Corona della Futuris, come sta andando questa organizzazione del carnevale in prima persona da parte vostra? No, siamo abbastanza contenti per tutto il lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare. Abbiamo in 23 giorni fatto tanta promozione, questo è il nostro cavallo di battaglia, perché se delle testate nazionali hanno parlato del carnevale, per noi è diciamo un successo. Ovviamente devo anche dire che l'organizzazione del carnevale è stata difficile sotto certi punti di vista, ma siamo riusciti a superare fino ad ora tutte le criticità che abbiamo incontrato. Sono state annunciate alcune novità che riguardano anche aspetti particolari, tecnici, legati alla gestione del palco. Sì, intanto il palco avrà una scenografia diversa, una scenografia che permetterà di avere più effetti sullo sfondo. Prima erano dei semplici mesh stampati, adesso ci saranno dei LED wall che permetteranno di avere diciamo più come si dice, una scenografia diversa, mobile, non statica. Per quanto riguarda invece il palco, quest'anno abbiamo il ritorno della figura di Antonio Di Marca, che già è stato direttore di palco negli anni passati e che garantisce sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista di esperienza un'ottima sicurezza. Il carnevale per voi è stato un investimento al buio, perché avete vinto una gara, avete partecipato
ad una iniziativa senza una specifica retribuzione, semplicemente con l'assegnazione di aree pubbliche da destinare ai gazebo, insomma, e ai vostri sponsor. C'è modo di poter rientrare dell'investimento? Siete fiduciosi? Sì, siamo fiduciosi. Io, tra l'altro, permettimi di ringraziare tutte le attività, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, perché è fondamentale questo. Io ho detto poco fa che purtroppo 23 giorni di tempo non ti consentono di avere dei brand nazionali, e quindi come facciamo in altre manifestazioni, perché noi abbiamo nelle altre manifestazioni abbiamo la fortuna di avere brand come Averna, Aperol, però devo ringraziare tutte le attività del posto che ci hanno aiutato e che ci stanno aiutando.